Ciao ragazzi, sono Falco e oggi sono qua con l'episodio più determinante della stagione. Quarti di finale con il City, senza tagli e proprio col City. Proprio con il City. Quello stesso City che ci ha rovinato le uova nel paniere, per non dire di peggio, in più di un'occasione. E che non ci ha mai permesso di conquistare quella Premier League che avremmo onestamente meritato. Detto ciò, due partite, rapida successione, partiamo col prepartita della prima, da 1 a 6, 4. Allora, noi abbiamo Bamba che è raccomandato per 4 partite. Che gioia. E quindi già è una prima cosa, Neres è tanto in tribuna perché... Perché sì, allora, ragioniamo. Allora, sullo sgabello saci tu. Ma che cazzo, allora. Dunque! Santo cielo, che fatica. Vabbè, McNeil o Abbronzao? Controllo, lettura difensiva. Abbronzao, forza. Abbronzao al posto di Raspa. E che è il più veloce. Poi, però scusate, andiamo a ragionare. Bamba è raccomandato per 4 partite, per cui dovrà giocarle. E non ci siamo ancora. Vediamo con un giorno in più di recupero cosa si riesce a fare. Riusciremo a dare un dispiacere al City? Uno, dico uno. Un dispiacere al City. Bamba trequartista. Newell e Haaland. Gnabry. No, no, no. Oggi è il momento suo. Porca di quella miseria. Abbiamo perso tutto, ma non perderemo la voglia di sognare. No, non la perderemo. E quindi Umagicu torna in cabina di regia. Che non vuol dire niente in questo caso. Torna in attacco. Poi centrocampo con De Jong e Stanco. Io vado col doppio mediano. Oggi vado col doppio mediano. Gnabry, Mendy, anche se è stanco, sì, li mettiamo entrambi in panca e vediamo che succede. Poi, panchina composta da Raspa, non si sa mai dovessimo andare a aver bisogno, che ne so, di qualcosa, di un caffè, ecco, ci avremmo lui al posto di De Jong, che è effettivamente troppo stanco. Per prendere parte al progetto. Neres se sta a far picchetto, perché va bene. E andiamo. Andiamo così. Signori, non abbiamo niente da perdere. Non ci saranno tagli, ripeto, in questo video. Per cui ve lo beccate tutto. Anche perché io voglio che possiate eventualmente assistere agli orrori che potrebbero consumarsi. E quindi facciamolo. E vediamo che cosa succede. Io ho una paura, ragazzi. Oggi potrebbe essere l'ultimo episodio della serie, eh? Perché io, nel senso, il campionato di casse simula fino alla fine. È diventato un circo. Un circo a cui io non voglio presenziare, onestamente, dopo l'ultimo episodio. Poi, okay, due falli di mano. Conditi con beffa finale, per me è Siamo pronti sinceramente per questo incontro, sufficiente le per dire problematiche addio, sono addio, tante, i anche se non protagonisti siamo in annunciati in Francia, ma campo da una tanto parte e poco dall'altra. importa. E sarà una partita intensa, sarà una partita insomma impegnativa, dobbiamo vendicarci. Io sto rischiando un po' avendo un esterno molto offensivo come Gnabry, Manca poco al ma via in di questo match, fondo ci sono pochi non si può presupposti fare per altrimenti. E garantirci. io però confido in Bentrovati Umagicu, all'ascolto, in visione da nel Pianucimacco, lei Magicu, come che oggi sempre deve tornare torna a Magicu. data dei quarti per la Voglio vittoria riurlare sull'Inter. Simsala Il Curry. capitano delle due squadre riuscirà a Poi chiudere andata e un turno ritorno è difficile da greve guidare. perché il gioco Ci sarà si attende poco a Pontortà due questa partita, speriamo volte. si riveli. Prova a piazzare, ha calciato in maniera completamente No! scoordinata. Pallone che si è spento Ma abbondantemente sul come fai a fondo. non pi... Nessun Non è problema manco difensivo. deviata! Era facile colpirla al volo e Vabbè. far gol da lì. Non perdiamoci Bell'evento in questo d'animo. quarto d'andata di Champions, dal quale ci Oh. aspettiamo già le prime risposte su chi potrà arrivare in semifinale. Credo sia ancora presto, Calma. Pierre, per fare dei pronostici. Non mi stupirei se la qualificazione Ma dovesse porca decidersi miseria, entro i magico! 90 minuti. No, no, Bruno no, no, no. Non Fernandes. devo uscire col centrale. Gabriel Jesus. Non Sané. devo. Non devo. No, Bravissimo qui il mamma mia, difensore non che devo uscire col recupera. centrale. Magico.
Non mi stanno marcando a centrocampo praticamente, come in campionato. Comunque, sto City è obiettivamente una squadra surreale, eh. Il gioco, poi il gioco. Non ci provare, Moro. Su. Dai, dai. Il livello di pressing è insensato. I mortacci sua. Grandissimo lì. Oh, a Newell. Te sei scordato? Le lenti a contatto a casa non ci vedi? Niente, non gliela fa. Oh, bravissimo. Anche se ne si è rifatto le labbra. Dopo nello scorso episodio avevamo visto McCrory con le labbra nuove. Niente. È un po' provato dall'intervento di labbro plastica, come si chiama? Vabbè. Andiamo, ma andiamo oltre, ma andiamo. Bruno Fernandes non è solo. Gabriel Jesus. Ah, oh, guarda, non te fa saltà. Bravissimo Collins. Palla deviata. Bravissimo il nostro Cannavaro. La mette in mezzo. Ah no, per un attimo devo dire la verità, ho flashato il classico rigore della morte, dato sul fallo di mano sfiorato, che sarebbe stato il qualcosa che mi avrebbe fatto spegnere la console fino a fine anno. Che è? Bravo, sono d'accordo. Pienamente. Ho visto anch'io. Gnabry. Ecco Gnabry. Oh! Non, ma perché mi metto a fare ste cazzo? Volevo fare un'altra, volevo fare la finta di corpo, non volevo fare. Vabbè. Se lo augurano i tifosi. Intervento provvidenziale del difensore. Ma sempre vedere le labbra nuove, McCrory. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Ah, regà. Bene il difensore. Magico. Sané. Bruno Fernandes. Gabriel Jesus. Bravissimo. Regalano palla agli avversari. Zaccaria. Magico. 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 Tutto zitto. Sì, non diciamo niente. Anche lui come Luis Alberto. Bravo, così. Azzitta tutti, azzitta. Anzi, è lui l'uomo della Champions. È lui il titolare. Si prepara già alla super finale che dovrà giocare. Come si inserisce lui. Si era tenuto da parte tutta magia che serve per... per quarti di finale, semifinale e finale. Speriamo che duri fino alla Supercoppa potenziale. Perché non ce l'abbiamo abbastanza. Dopo 7 anni di attività, un magico ha finito le scorte. E bisogna pure capirlo. Chi sarebbe stato pronto a una gara di 7 anni con una squadra come questa? E quindi un magico è costretto a fare delle scelte. E si è giocato il posto di squadra in campionato pur di conservare magia per Champions League. Ma andiamo a chiudere, niente. Ma cosa urli? Questo sembrava battuto, sempre gridato ai 420. Gridato ai 4. È rigorissimo. Sono d'accordo anch'io. È stato lo smile dietro l'orecchio di cosa. L'arbitro indica il dischetto e mi sembra abbastanza incredibile che non abbia preso provvedimenti disciplinari. Ma c'era sto fallo? Secondo me questo era un intervento da punire severamente. Oh, te prego. E c'è l'errore dal mi è sfuggito il pan perché c'era il sudore. Ma perché è diventato cromato il giubbotto di Marcellino? Niente, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Mi è sfuggito di un millimetro l'analogico. Per il sudore sul dito. E non l'ho più ripreso. Non è possibile. No, vabbè, ragazzi. Cioè io me lo...
Io sono in preda alla disperazione. Ogni volta che rido, ragazzi, sto nascondendo un principio di infarto. La realtà è quella. Sono due episodi che mi piglia così. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Sono due episodi che mi piacco. No, ti prego. Un'azione davvero niente, pericoloso. Pesa, mi darò la nervosa. Bravissimo, Pencroni. Ti prego. Bravissimo. Che è? Questo per festeggiare, certo, però è chiuso in battuta. Allora, calma e sangue freddissimo. Sangue freddissimo. Villarreal che vince con Real. Così a buffo, perché sì. Oh, tra l'altro McNeil, no, l'ho detto. L'ho detto. Appena avuto inizio. Non sarà ancora decisiva, ma meno male che abbiamo dei tribunali che sono poi in fondo neanche poi così male, perché... Dai. Bravissimo. Apri. Scambialo. Stringilo. Bravissimo, bambalo. Pallone recuperato. Posso manco stoppare, che ce so. Non posso fare i tagli. Buona la sua prova. Non la voglio annoia più di quanto. Bravo, bambalo. Per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Bruno comunque Fernandez. Non è un City aggressivo come quello con cui abbiamo giocato in campionato. Perché là? C'è Newell che va da solo. Capisco che tu non voglia dare luce a qualcun altro che ti ha rubato un po' la scena, caro Gungivan. Però vi prego, non iniziamo a fare il tiki taka guardioliano. Bravo Zaccaria. Taglia il movimento, taglia. Bruno Fernandez. Taglia sullo scatto, taglia, non capisci niente, non capisci. Bravissimo. Niente, non sei... c'è un pressing spettrale. Bravissimo Zaccaria, quanti palloni ha rubato Newell. Troppo lento. O meglio, palla troppo profonda. Guarda quest'altro, che manco se regge i peli sui rinvii. Oh. È fallo. Ammoniamo per cortesia. No. Vabbè. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. Posizione favorevole. Ti prego. Può calciare direttamente in porta da lì. Portiere che qui può tirare un sospiro di sollievo. Il bello è che lo stiamo anche allenando sulle punizioni, ma sembra non servire a niente. Terminata di poco sopra la traversa. Sembra non servire a niente. Mamma mia, raga. Mamma mia. Se noi riusciamo a chiudere l'andata 1-0 è una svolta. Una svolta vera. E poi a ritorno giochi in casa loro e con l'1-0 dell'andata. Riconquista palla intercettando la. Bamba mio, sarei pure raccomandato, ma. Giusto perché sta raccomandato, eh. Occhio, cerca l'area di rigore. Bravo. Palla consegnata. Io non so come abbiamo fatto noi comunque a fa un gol sta partita, perché stiamo giocando veramente di un male che boh. Lavorano bene. Non è anche particolare alza la prestazione in questa partita, perché so talmente sconfitto nel cuore da quello che è successo in stagione che non mi stupirebbe perdere pure questa. Quindi è proprio Gnabry, ci vai su sto Bruno Fernandez. Sarà bloccato Gnabry. Può colpire da lì. Sarà bravissimo. Perde palla. No, non è ecco. Brutto cross. Ancora. Ancora 600 secondi. Sì, magico, andiamo a chiudere. Palla magico e si abbracciamo. Risolve con un intervento decisivo. Quanto ci ha messo a tirare. Bambalo, la palla è colata al piede. Bambalo che sembra un piccolo Lukaku in miniatura. Little Lukaku, niente. Cosa mi sono mangiato con magico? Bambalo. Bravo Bambalo. In mezzo a 74. L'importante è evitare il pareggio.
metri a disposizione. L'importante è evitare il pareggio. Mamma mia, che. Mamma mia, che da solo. Da solo a che? Da solo a che? Segue qui dell'avanzata. Buona liquezione qui. Magico. Mali mortacci. Comunque, ci sta per occasioni. Per occasioni concretizzate, devo dire la verità, ci sta anche un po' stretto. Lo vogliamo dire? Che ci sta un po' stretto su 1-0? Risicato, risicato. Avremmo meritato forse qualcosa in più. Un 2-0 non avrebbe fatto gridare allo scandalo nessuno, credo. Troppo presto per dirlo, su non cantiamo vittoria prima del tempo. Zaccaria merita tutti i complimenti, ha fatto la partita senza senso. Abbiamo giocato meglio, ok. E fin qui. Poi, partita con il Chelsea. Che ormai non ha più nulla da chiedere. Che cosa sto facendo? Allora, partita con il Chelsea, che noi giocheremo con turnover totale. Quindi giocheranno As, Kuruma. Dobbiamo farci una rosa per il campionato. E quella sarà Ayasu. Va benissimo. Poi chi ci sta? Gigi. Non posso rischiare mezzo infortunio fra i giocatori primari. Però è veramente inutile arrivare a questo punto, giocare il resto della stagione in campionato. Non ha il minimo senso logico. Eccoci qui, la nostra formazione per attaccare il campionato. Va benissimo così. Simula la partita, ce ne può fregare di meno ormai del campionato. È andata, raga, è andata. Perdere tempo. 4-1, hai capito che sveglia che abbiamo preso. Bene, allora, ritorno di Champions, che è tutto ciò che ci interessa. Parliamoci chiaro. Che è tutto ciò che ci interessa ormai. Non abbiamo altri scopi, non abbiamo altri obiettivi, non abbiamo altri fini in questa serie, se non quella di perseguire. Donny si lamenta. Le lamentele di Donny nel momento peggiore. Allora, imprevisto da 1 a 36. Anzi, famo prima da 1 a 6. 4 Alidaglie. Vabbè, un altro tribunale da 1 a 36 per Donny. 2. Niente. Ok, meno male. Quindi che ci metto di tribunaro adesso? Allora, io vi dico sinceramente che forse confermerei. No, mettiamo un ben più riposato. No, sono uguali. Mettiamo. Lasciamo Abbronzau. Abbronzao e mettiamo De Jong al centrocampo a dare un po' di ordine alla manovra e basta. Ci portiamo giusto Mac al posto di As e vediamo che succede. Taccar confermatissimo. Mi aggrappo alla tradizione ormai per cercare di portare a casa un risultato che sarebbe miracoloso e meraviglioso. Lì ovviamente in porta, andiamo. Dai ragazzo, si può fare, non possiamo perdere. Cioè io vorrei almeno la Champions. Cioè questo Leighton non ha vinto niente di concreto. Una squadra forse tra le più forti che abbiamo mai avuto, non ha vinto niente. È una cosa che io non mi riesco a spiegare, che non abbia vinto niente. Cioè, un fallimento su tutta la linea. C'è stata una sorta di tragico anatema ai danni di questa squadra di fenomeni, incapaci di concretizzare niente che non fosse mestizia, carestia e angoscia per 7 lunghi anni. Sembrano quelle maledizioni tipo quella di Bella Gutman. Che angoscia. La svegliatina, ma dattela da solo. La svegliatina. Che è un nuovo coso. Ti prego. La nuova merendina. La svegliatina.
Dai, Esu, a Bamba. Sei raccomandato, ma fa qualche cosa. Bravissimo, magico. Niente. I due attaccanti del tridente girano presumibilmente larghi. Possiamo farcela, ragazzi. In mezzo per la punta centrale. Abronzao, chiamato alla grande impresa. No. Dove è passata quella palla? Passa al centro. Bravissimo lì. C'ha il vizio del pugno, lui. Ci sarà a mettere sotto, lì. Stanno a mettere sotto e palleggiano. Da seguire. Guarda dove c'hanno la difesa questi. Devo? Scusate, andiamo a logica. Se no giocano con la difesa a centrocampo, noi rallentiamo la verticalizzazione sull'attaccante. Questa la formazione con cui scendono in campo gli ospiti. Dai, che roba. Ortacci tua. Calma, calma, calma. Abbiamo l'1-0 dell'andata. L'ho preso malissimo. L'ho preso malissimo. Bravissimo lì. Mi sa che me l'ammonisce al 1000 per 1000. Bravo, Nigel. Che poi non è Nigel, è Frengo. Perché Nigel? Ci ha avuto questo flash di avere Nigel De Jong, che non sarebbe affatto gradevole come giocatore questa squadra. Opportunità per il cross. Bravissimo, con due mani questa volta. Una cosa che definirla inguardabile stilisticamente e fargli un complimento come mai ne riceverà. Mamma mia. Come fa a essere angolo? Ah, quindi la palla era buona. Sì, vabbè, raga. Ma che cazzo. Cielo, maledetto. Il gioco ha tirato fuori proprio l'arsenale pesante. Pallo netto, può arrivare anche il cartellino. Vabbè. Si sapeva che sarebbe stata una partita un po' calda. Oh, hot. Fuori. Raga, riusciamo a farlo un tiro in porta. Aiuto. Mi sento il Watford nello scorso episodio. Calma. Calma, calma, calma. Contropiedone. Occhio al contropiede. Magico. Magico. Occhio al pallone penetrante. Può ricevere la posizione interessante. Occhio al tiro. Palla respinta dal difensore. Dai, dai, no, 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 no. Lo Celso. Dietro, 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 dietro. Zaccaria, quello è il tuo, Se te va. So che sei stanco. Il viaggio è stato lungo, ma arriva a Manchester. L'uscita del portiere che salva tutto. Mortacci vostra. Ma se va. Dai, 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 dai. Frengo. Frengo per Baby. Che brutta palla, raga. Gli ritorna, non si sa come. Grande Baby. Non si riesce a fare azione da qua, raga. Vedremo se riusciranno a non si riesce a fare azione che sia una. Verso la porta. Baby. Palla Baby, si abbracciamo. Palla Baby, si abbracciamo. Difensore spazza in qualche modo. Gabriel Jesus. Ti prego. Sani. Ti prego. Bruno Fernandes. Prova ad andare in sì. Oh, no. Ci ha abbronzato da solo. Bravissimi. L'abbiamo contenuti. L'abbiamo contenuti. No, se stanno a palleggiare il pallone alla fine. Oh, porca miseria, Collins salva tutto. Che, perché non ce va con... Perché non ce va con le mani? Perché non ce vai con le mani? Abbiamo sbragato Sané. Bene così. Che a noi del fair play non ce ne frega niente. Non ce ne frega niente a noi del fair play. Allora. Allora, sullo sgabello starci tu. Lui ci deve stare fino alla fine. Quindi niente. Fofalo.
Però queste sono le partite tu magico. Io non posso. Donny, mi serve uno che faccia anche un pelino di interdizione. Cosa che Frengo, per gli amici Nigel, non fa. Quindi. Due squadre per un posto solo in semifinale. Ti prego. Ti prego. Scopriremo chi è. Tackle con il pallone. Dai, che raga. Termina dunque in fallo. Dai, raga. Che ci siamo quasi. Stiamo per fare un miracolo. Posizione ideale. Perdono il pallone. Occhio alla ripartenza. Quello chi lo marca? A scavalcare la difesa. Pallone sulla corsa. No! Bravissimo. Dai. Sono sbilanciatissimi. Facci scivolare. Può metterla da lì. Ma che cazzo? No, vabbè, non è possibile. Non è possibile. No. Non si può. Ma che cosa c'è? Cioè, io lo posso capire da Gnabry che skilla da solo, ma. Non era. Non c'ha neanche le skill per farla una roba del genere, lui. Vabbè, lui però c'ha magia. E con magia tutto è possibile. Però. Vi offre la prossima gara che sarà in trasferta di questa squadra impegnata nella Premier League. Da galera quella roba. Gnabry. La mette in mezzo. Efficace il pressing dei difensori che ma... vanno a disturbare l'attaccante. Era difficile inquadrare la porta in quelle condizioni. Aia. È stato Elvis. 30 minuti contro una vecchia conoscenza dell'Eiton. O meglio, una vecchia conoscenza nostra dei falchisti. Gnabry. Lo sarta di netto, Gnabry. Fammi un cross come si deve, Gnabry. Al momento giusto, Pier. Ma. Riconquista palla, intercettata. Non te fa saltà. Bravissimo di mestiere. Punta l'area. Magico, non te la perde. Può far male da lì. Porca miseria, era tutto bello, era. Tutto, era bello, tutto era. Scia la morte. La mette in mezzo. Dai, raga. Quindi, no, quanti so? 24 minuti, su. 24 minuti. Si può fare. Ma si era fatto male da Zanetti poi. Perché sta sempre là? Van de Beek. I padroni di casa magico. Preparano il cambio. Sì, Piero. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. L'esterno. Lasciatela. No. Oh, Zaccaria! Lo senso. Sané. No, problema, ok. Con l'uscita del portiere. L'idea era buona, ma per sapere quanto manca al termine della gara. Si giocherà per 15 minuti prima del di passione. Aia. Quale come sempre. No, Elvis. Tu cuoque. Lo Celso. Non è fuori gioco. E con questo gol si riportano in perfetta parità, qualificazione più che mai incerta. Portiere che ha toccato la conclusione, ma che non è riuscito a impedire che il pallone finisse in rete. Tiro potente che si è insaccato. Sul palo suo. Se siamo fatti segnare da Giovanni. Allora, Zaccaria è cotto su non copre più. Mac. Fofalo al posto di Magico, che ormai è stanco, morto. E poi Obi-Wan sull'esterno. Ho finito i cambi, perfetto. E allora no, Boni, no, non si può fare. Allora la finisce Dakar e famo giocare Obi. No, se no rischiamo veramente di via l'imbarcata sulle fasce. Ed ecco dunque, non si può fare. Gnabry non ce n'ha per fare tutta la partita. Obi, uno scatto, Obi. Obi, niente. Del difensore. Ha evitato un gol fatto. Mendy. Vediamo cosa inventa ora. Tiro murato. Regala pare Bamba. Ogni volta che c'è la palla sul sesso cerca di tirare in porta con la stecca.
Aia. No! No! Attenzione a un possibile secondo giallo qui. Per lui è il secondo giallo e dunque la sua gara finisce qui. Ha commesso lo stesso errore che gli ha costato il primo giallo. Incredibile, Pierre. Ha rischiato un intervento in scivolata ed è andata male. Quindi fallo c'è tutto. L'arbitro non poteva fare a meno di sanzionarlo per questo intervento duro ed evidente. È l'unica. Senza trequartista, ma senza schiacciarci drop. Meno male che ho fatto entrare McCrory. Meno male. Il pallone che è uscito sarà rinvio dal fondo. Noi come cazzo la rifacciamo i supplementari in questa maniera? Delirio, delirio, delirio. Ho fatto veramente una follia. Mancano 3 minuti alla fine. Bene così, Matteo. Hobby. Bravissimo. Bravissimo. Intervento deciso. Dai. In pieno momentum. Palla Bebbia, si abbracciamo. Palla Bebbia. Ma raga, c'è tempo. C'è tempo. La finale che si preannuncia incandescente. No! Aspetta. Vabbè, cioè, ha fatto come Zaza sui rigori, io non ci posso credere. Ai tempi supplementari. Che non ce lo sapevo io. Tanto si sa. Io non c'ho parole. Allora, vabbè, tempi supplementari. Situazione ideale poi, no? Per fare i supplementari. Cambi finiti, uomo in meno. Attaccare in campo, vabbè. Attaccare in campo lo rivendico. Perché temendo che potesse essere l'ultimo episodio della serie, si chiude con stile, ragazzi. Se usciamo, usciamo con stile. Ma non usciamo noi. No, non usciamo noi. Non usciamo noi. Non usciamo noi. Ma porca troia, scusate. Vabbè, questa è la B però. Io non sono più così sicuro di quello che stavo dicendo fino a un attimo fa. Legge bene questo pallone. Mamma mia. Giocata di qualità, sì, però, per intercettare il pallone. Un po' di fortuna ogni tanto. Buona qui la lettura del difensore. Calma. Pressione qui sul bravo Bamba palla. Finalmente Bamba. Lasco. Attenzione perché è pericoloso. Prova la botta. Qualificazione adesso davvero a un passo dopo questo. Ma che l'ha messa davvero? Sfortunato quel portiere, aveva quasi intercettato il tiro, era lì, ma la palla è entrata lo stesso. Ragazzi. Gliel'ha spaccata. Siamo di nuovo fermi per Diana. Fermi. Allora, allora 4-5-1. No, cioè, io non ci sto credendo. Quindi non ci sto credendo e quindi va fatto un attimino un po' di ordine. Io vorrei, se possibile, modificare la posizione. Eccoci qua. Perfetto. Eccoci qua.
No, no, fermi, fermi, mi sono scordato di fare una cosa. Ripiega, stretti, 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 profondità bassa, bassa, bassa. Possesso palla, stretti, stretti, stretti. Giovedì non ce deve andare nessuno, manco sugli angoli, le posizioni, ce ne frega niente a noi. Mancano 15 minuti, Parità, un grazie al gol tempo dell'1-1. da difendere con le unghie e con i denti per arrivare in semifinale. Con le unghie e con i denti. Con le unghie e con i denti. Perché se Arbitro va ai Vettori, rigori cronometro. perdiamo sicuro, raga. Si Se chiude va ai il rigori primo non c'è tempo. proprio speranza. Non c'è Restringe. proprio speranza. Con le unghie e con i denti. Da C'è il fischio, sarà tenere a adesso il tutti i secondo costi. Da tempo supplementare. tenere a tutti i costi. Calma, calma. Siamo in 10, per carità. Palloni Mendy. semplici. Se c'è Van de l'opportunità di Beek. attaccare, attacchiamo. Se i buchi non ci sono, non si attacca. Bravo, vai sulla bandierina. Vai sulla bandierina. No, non è vero. Non è vero, non è vero. Traversone del mezzo. Porca miseria. Respinta di Ederson, non è finita. Tienila lì, Interviene anche senza Zeca in fretta. pericolo. Senza fretta. Che non c'è ora Hakim. appresso nessuno a noi. Ma Collins. in quanti so questi, oh? Bravo, Mac. Lettura Niente. perfetta e palla recuperata. Manca il Ancora possesso palla 300 se non buoni a secondi alla fa', fine, oh. altrimenti Manca i il rigori. possesso palla se non buoni a fa', Vediamo cosa fa ora. Dani. oh. No, 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 no. No, 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 le Lavorano benissimo marcature, dai quelli del le City. Qui marcature, le marcature. Bravissimo. però esagerano con tutti i danni. Contropiedissimo. Contropiedissimo. Porca miseria, bravissimo. Agigu. Ci sarà un minuto di Agigu. extra time. Agigu. Butta la porta. A metri per Agigu. entrare. Agigu. Porca miseria. Angolo, Siamo ai minuti angolissimo. finali del match. C'è Angolissimo. un'occasione per allungare, per Tienila lì. chiudere la pratica Tienila qualificazione. lì, bambalo. Tienila lì, bambalo, che è finita. Sceglie il tocco corto. Tienila lì, bambalo. Finisce qui dunque il match. Ora è ufficiale. Sono Perché nessuno qualificati per esulta, il signori? prossimo turno. Semifinale di La Champions qualificazione League. ottenuta solo ai tempi. Semifinale di Champions League, signori. Massa, che capolavoro tattico di Marcellino oggi. Che capolavoro tattico di Marcellino. Una partita senza senso. Veramente senza senso. Capolavoro tattico. Capolavoro tattico. Che io vedi. Incredibile, incredibile. Some questions regarding the match. Beh, tutti i complimenti. Difensivamente la squadra ha fatto una partita senza senso. Veramente senza senso. Dipende, abbiamo ottime possibilità. Dai, su, crediamoci in questa Now we Champions all back. League. Che mo' che mi sono tolto il City, un po' più di ottimismo c'è. Un pelino in più ce n'è, dai. Un pelino in più ce n'è. Dunque, 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 dunque. Allora, con Norwich, la rosa delle meraviglie. Simulazione. a 0 del Norwich. Ma che cazzarola. Vabbè. Tanto non ci può fregare di me da noi. Ormai. L'obiettivo è la Champions League, dichiarato, abbiamo mollato completamente su qualsiasi altro fronte. La squadra va protetta, conservata, coccolata affinché non abbia più problemi di sorta nell'ottica. Sì, non stiamo seguendo i piani, fatta affari tua. Sì, dimostrami, ero sicuro. Vabbè, Araspas, se... Ste partite, sì, ne riparleremo. Intanto l'imprevista a Fofalo, però, quello va fatto. Quello va fatto. Allora, 3, 2, 1, 10. Pari, quindi nessun problema. Ok, meno male. Tanto, ragazzi, pure che si arriva sesti, non ce ne può fregare di meno. Decimi, ottavi, 27esimi. Non ci interessa più. Basta, simula pure questa. Chi se ne frega.
Abbiamo troppe cose importanti da fare. Ecco, Sciabani si è fatto male pure. Oh, allora, ragazzi. Semifinali. Semifinali di Champions con il Borussia Dortmund. Avaraspa, abbi pietà del sottoscritto. No, l'avversario è dato questi qui. Questi, ragazzi, non, ovviamente non conto sta roba. 8 settimane per Sciabani, la frattura della clavicola, niente, vabbè. Salterà la finale di Champions, temo. Da tutti quanti proprio Sciabani, vabbè. Dunque, che cosa è successo? Offerta per... Sì, ma non è il momento. Quanto? 206 milioni si potrebbero chiedere per favore. Ma la faccia del cavolo. Allora, ragazzi, il prossimo incontro è fondamentale. Ti do la possibilità. Ah, adesso pezzi solo i soldi? Pezzi solo i soldi? Vabbè, dai, tocca fare il previsto pure, penso. 3, 2, 1, 14. T'ha detto male, Enzo. T'ha detto male. Nessuna speranza per te. Allora, dunque, si torna a questo schema canonico. E noi, salvo colpi di scena, avremo questa rosa per affrontare... per affrontare il Borussia. Scusate. Singhiozzo, adesso no, ti prego. Fermi tutti. Ok. Disattivato. Dunque, noi andremo... Andremo così, eventualmente. Con... perché Bamba gliene avanzano altre due. Non sto considerando quelle di campionato, ragazzi, per il discorso... Mi dovrà giocare anche le semifinali da titolare. E sarà tosta, ragazzi, sarà tosta. Cioè, venerdì ci giochiamo... Un doppio confronto con Borussia Dortmund, che è sicuramente più umile rispetto al City, però, insomma, dovremo vedere un po'. Ragazzi, io per adesso vi saluto, vi do appuntamento a venerdì per, appunto, le semifinali, sperando che poi ci sia spazio anche per qualcosa domenica, sarebbe molto molto bello avere spazio anche domenica per un ultimo grande episodio dedicato alla finale di Champions League. Ci riusciremo? Speriamo di sì.